Sono ricco, molto ricco, e avrei potuto scegliere una qualsiasi donna come moglie, ma perché tutto fosse perfetto, ho scelto una che non ha niente, che deve tutto a me. Agnese! Manda come dei raggi, un soffio di tenero che mi lascia incantato, una freschezza, un garbo da cui non mi riesco a difendere perché mi arrivano dritti al cuore. Agnese, questo è il suo nome, voi la conoscete? Che cosa accade, signor Arnolfo? Nulla, ho un crampo qui allo stomaco, tu va avanti. Sapete che cosa avete fatto? Avete fatto sanguinare un cuore che ormai è costretto a maledirsi. Io ho fatto sanguinare? Sì, sanguinare, sanguinare. E come? Come vi ho fatto del male? Vi è scivolato addosso qualcosa dal balcone? No, il pugnale è dentro i vostri occhi. Sono stati i vostri occhi a farlo sanguinare. Sei un po' precipitosa nel prendere marito. Se permetti un altro, lo sposo che io ho scelto per te. E quanto a lui, là, tu mi farai il piacere di non rivedere più questo signore. E se per caso dovesse ritornare un sasso giù dalla finestra, gli insegnerà la strada per sparire di qui, e quel sasso glielo dovrai lanciare tu, con le tue stesse mani, capito bene, Agnese? Io sarò nascosto a vedere quello che tu farai. Oh no! È così bello così. Ma guardate che linguaggio! Non avrò il cuore. Basta! In casa, va? Ma cosa? Prendete. Basta! Io parlo da padrone. Andare. Ubbidire. L'amore è un
ci trasforma, ci rende come mai siamo stati. E questa trasformazione non avviene mica nel tempo, è questione di un istante. È come se l'amore travalicasse la natura, con effetti a sorpresa che sembrano miracoli. A un avaro, di colpo gli fa spendere tutto. Da coraggio al vile, civiltà al selvaggio, a chi goffo e pesante trasmette agilità, mentre a chi non li sa insegna molti trucchi. Ecco, questo è il miracolo che è avvenuto in Agnese. Perché mentre mi urlava dalla finestra delle parole odiose, andate via, non voglio più vedervi, e ai vostri bei discorsi ecco la risposta. Il sasso, di cui vi stupivate, è caduto in terra insieme ad una lettera. E il buffo è che la lettera sia giusta sia con il senso delle parole che con il sasso gettato. Ma dico, non è meravigliosa un'idea come questa? Non è dunque l'amore ad aguzzare l'ingegno? Ma vogliamo negare che il fuoco, la passione, suscitano in noi degli effetti sconvolgenti? Beh, insomma, questo sasso, la lettera, il lancio, beh, secondo me è una trovata che lascia così, a bocca aperta. Ho dei pensieri che vorrei che voi conosceste, ma non so come fare per dirveli, e delle mie parole non mi fido. Siccome comincio a capire, teniamo sempre tenuto un'ignoranza, ho paura di dire qualcosa che non va bene e di scrivere più di quello che va bene. In verità, io non so che cosa voi mi abbiate fatto, ma sento che mi dispiace da morire di quello che mi hanno fatto fare contro di voi, che soffrirò tutte le pene del mondo a non vedervi e che mi piacerebbe tanto essere vostra. Forse faccio male a dire così, ma il fatto è, non posso impedirvi di dirlo e vorrei poterlo dire senza far male. Voi. Io non vi guardo. La mia vita non vi riguarda più. Io amo ciò che amo. E questo solo mi riguarda. E mi concerne. Io amo coloro che amo. E io li guardo.